No, scusi, si deve credere a voi con tutti i disastri fatti, di debiti lasciati e i grattacieli non finiscono mai? Che credibilità avete mai? Abbiamo la credibilità di chi i debiti li ha trovati e li ha risanati, rimettendo il bilancio in condizione di servire a qualcosa. E il grattacielo l'ha trovato che si stava realizzando con le aziende che lo stavano costruendo, che purtroppo sono fallite, e lavorando sodo ha rifatto partire i lavori che finiranno entro quest'anno o al massimo i primi mesi del prossimo anno. La credibilità di chi si è messo di buzzo buono e ha esercitato la responsabilità di chi deve governare e non può far finta di niente di fronte ai problemi lasciati dagli altri. Tra la pianificazione della nuova città della salute e la questione del Regina Margherita, la realtà è che pensate solo al business. Che schifo! Ma io non definirei un business quello di pensare a un nuovo grande ospedale che collochi Torino il Piemonte come uno dei punti di riferimento a livello internazionale nella qualità delle cure, nella ricerca clinica e nella formazione del personale medico. Anzi, penso che questo serva perché Torino e il Piemonte diventino sempre di più un'eccellenza nel panorama della cura delle persone a livello internazionale. Il Regina Margherita è parte di questo disegno. Ci sarà nel nuovo Parco della Salute una torre dedicata alla pediatria, ci sarà un pronto soccorso autonomo e ci saranno tutti i posti letto necessari perché le funzioni complesse che oggi sono Regina Margherita ci siano nel nuovo Parco della Salute. Certamente non potranno essere di più i posti letto di quelli che attualmente sono utilizzati, tenendo anche conto che stiamo parlando di un progetto che entrerà in funzione, se tutto va bene, fra 7-8 anni. Bisognerà anche tenere conto che l'evoluzione delle tecnologie sanitarie tende a ridurre l'utilizzo intensivo dei posti letto a favore dell'intensità delle cure, e quindi i posti letto tendenzialmente si riducono. Però valuteremo, non è un dogma il numero dei posti letto.